per me la pratica sociale? Rifammi la domanda, non l'ho capita. È come chiedere a un poeta di fare un disegno, secondo me. L'opera che ho realizzato, che unisce arte e pratica sociale, devo dire ce ne sono diverse. Sicuramente quella che ha avuto un impatto più mediatico, anche se vogliamo, è Anything to Say, che è un'opera del 2015 che ho realizzato in bronzo. È una scultura, un gruppo scultoreo che rappresenta in piedi su tre sedie tre figure in linea con una quarta sedia vuota a fianco. Quest'opera è un monumento classico a tutti gli effetti, devo dire, con la differenza che invece di stare su un piedistallo in una piazza, in realtà sta sul livello strada e si sposta per le piazze del mondo. Perché ha un risvolto sociale? Perché tratta una tematica universale e sempre attuale, che è quella della libertà di informazione, il diritto di sapere. E per fare questo ho scelto tre figure che considero tre eroi contemporanei, che sono Julian Assange, Edward Snowden e Chelsea Manning, della vicenda WikiLeaks, i quali attraverso le loro rivelazioni hanno imbarazzato i governi più potenti al mondo, perché ne hanno rivelato crimini di guerra e quant'altro commessi appunto da questi governi negli ultimi 15 anni. Per questo hanno pagato e stanno pagando un prezzo altissimo, però attraverso il loro coraggio hanno esposto alle persone delle verità molto scomode. Per cui questa sedia vuota a fianco a loro è proprio un piedistallo su cui salire e dare la possibilità alle persone di spostarsi attraverso un'azione, quindi salire in piedi dove la massa si siede. Chi è che si alza su una sedia? Si alza su una sedia qualcuno quando ha qualcosa da dire, quindi utilizza qualcosa che di solito ha una funzione comoda, se vogliamo, per invece spostarsi più in alto, rendersi visibili ed esporsi quindi. E quindi questa sedia vuota, che è il punto di domanda, quindi è la parte mancante che a mio avviso dovrebbe avere ogni opera d'arte, è quella del pubblico. Thank you.